in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Bene, rieccoci qua per la terza parte di Tada dedicata alla cucina insieme a Laura e Yuri di Villa I Barronci. Buonasera. Buonasera. Che bello avervi con noi. Grazie anche per noi, decisamente. Ci avete già spoilerato nella prima parte di Tada, cosa ci cucinerete? Gli gnudi, un piatto tipico toscano. Piatto tipico toscano, è vero? È proprio sì, ebbene sì. Vogliamo dare la ricetta, ci pensate voi? Vogliamo dare la ricetta, gli ingredienti sono semplicissimi. Sono semplicissimi, ricotta, spinaci leggermente sbollentati o passati in padella con aglio, olio e un po' di sale, uovo, solamente due tuorli, quello che consiglio io, poi teoricamente si può anche mettere un uovo, un tuorlo e un uovo intero, una manciata di parmigiano e una manciata di farina che vanno a compensare la gramatura che già abbiamo messo all'interno, sale, pepe e noce moscata quanto basta. Ubi. Guarda, solitamente gli do io gli ingredienti, ma sei stata bravissima. Grazie. Diciamo che sono abbastanza preparata. Qualche volta li preparo al ristorante. Qualche volta, poche volte. Quindi direi li metterò all'opera. Di iniziare. Perfetto. Ecco Yuri, ma mi stavi dicendo che ha una storia antichissima. Villa I Barronci. Qual è? Ce la racconti? Beh, allora, sicuramente l'elemento migliore, quello più bello di Villa I Barronci è appunto la storicità che ha. Infatti la storia inizia, pensavo un po', nel 1200 con una R in meno però. Infatti c'era la famiglia I Barronci. I Barronci. La famosissima famiglia Barronci, decantata da addirittura Boccaccio nel Decameron, citata anche da Manzoni. Quindi era una famosissima famiglia di mercanti fiorentini e appunto la storia inizia proprio da lì. E in un secondo momento diviene la famiglia Barronci, esatto. Con due R invece con che con due una. Con due R, sì. Suona meglio, suona meglio. Sbaglio? Sì, infatti il nome è stato donato, perché tra l'altro, sarei dire donato, dalla mamma di Filippo, che è l'attuale... Filippo Mancini, che lo salutiamo, l'attuale titolare della struttura. E la mamma decise appunto di donare una R in più al nome per rendere un pochino più musicale, per dare un tocco di modernità. Quindi quello è un po' il nostro stile. Devo dire stile. Che ci ha azzeccato, perché musicalmente parlando comunque si attorna meglio. Bravissima, è vero. Concordo. Esatto, e quindi dal 2003 abbiamo la struttura che conosciamo oggi di Villa I Barronci. Che è una struttura, tra l'altro, bellissima. Concordo assolutamente, concordo pienamente. Io non ci sono stata, ma me ne hanno parlato tantissime persone, mi dicono che sia stupenda, quindi ci andrò sicuramente molto velocemente. E Laura è chef, quindi. È la nostra fantastica davvero. Chef. E Yuri? Io sono responsabile food and beverage della struttura. Ok. Io mi sto divertendo a fare delle pallette, che sarebbe l'impasto che prima ho elencato. Si passano leggermente nella farina, solamente per mantenerle più morbide nella cottura. E ora aspettiamo un attimo che abbia finito e poi, con calma, le cuoceremo. E se vuoi te la faremo anche assaggiare. Ma, vabbè. Se proprio devo, mi sacrificherò. Benissimo. Non tutte, anche perché un po' le vorrà mangiare Ivana, poi c'è Tommaso, insomma. È tutta la redazione qui che stiamo aspettando. E ecco, quindi questa è una storia che parte dal 1200, voi non c'eravate. Forse sì, forse in un'altra vita c'eravamo, sarebbe solamente fantastico, però ci siamo qui ora a raccontarla, quindi... c'è solo da dare positivo. Quindi sì, la storia inizia nel 1200 per poi arrivare al 2003 che nasce ufficialmente la struttura. E poi è anche bello sapere poi come è nata tutta quanta la struttura. Ad esempio abbiamo la nostra spa, la piscina termalizzata a 32 gradi, che è nata, ad esempio la spa, dai fienili, dalle vecchie cantine. Quindi bello anche che tutti quanti i posti comunque sono stati ricavati storicamente da appunto ex fienili, ex cantine. E poi nel 2018 appunto è nato anche il ristorante, sia per gli interni del resort sia per gli esterni, ed eccoci qui con la nostra fantastica cucina toscana a Tada.
Atada. Atada. E so che si mangia molto bene, questo è solo uno dei piatti presenti. Sì, menù, assolutamente, giusto? Assolutamente. Sono, abbiamo molti piatti ovviamente improntati sulla cucina toscana, sulla tipicità, sulla territorialità a cui teniamo veramente molto, perché ovviamente in un posto così storico non potevamo non che mettere piatti ovviamente storici della tradizione, come appunto gli gnudi. Dove si trova Villa Barronci? Villa Barronci si trova a San Casciano in Val di Pesa, in via Sorripa. In San Casciano in Val di Pesa e... sì, San Casciano. Ah, San Casciano, quindi insomma anche vicino da qua. Certo, sì, siamo molto vicini, una mezz'oretta, dai. Siamo in esterna, ma siamo molto vicini. Diamo anche qualche orario, insomma. Ma allora, qualche informazione anche noi siamo aperti praticamente sempre, 7 su 7. Ovviamente dalla mattina alla sera, avendo comunque anche le colazioni, andiamo non stop. Ci teniamo a offrire un servizio fisso a tutti quanti i nostri clienti, quindi gli orari sono no limit, ecco. Laura, vengo da te, cosa stai facendo? Li sto leggermente passando nella farina proprio per riuscire a non omettere troppa durezza all'interno, quale farina o semolino che la ricetta terrebbe, per cercare di mangiarli in maniera molto morbida, e così in acqua non si vanno proprio a disfare, e questo è un passaggio che si fa per mantenerli belli, ah, sì, rotondi, sì. Quindi, e presentabili nel piatto. Ok, hai bisogno di diversa farina per questo. Un velino solo, so, anche perché all'interno ce n'è veramente pochissima, su un chilo quasi nemmeno 70 grammi. E poi il prossimo passaggio quale sarà? In acqua. In acqua? Ovviamente. Per quanto tempo? Il tempo che vengono a galla poi si passano direttamente nel burro e salve, anch'esso condito leggermente con un po' di sale e pepe, se uno piace il pepe, io sono un po' troppo toscana e quindi il peperino effettivamente per me è il regio in ogni piatto, se no si sala e basta. Bene, e poi ci penserai ti di impiattare il tutto. E poi sì, impiatterò per ognuno di voi, almeno per te di sicuro. Per me sì, per dai. Per te di sicuro, poi vediamo. Dopo 2 ore di diretta me lo merito, che dici? E le riuscirò a fare tutto questo, piatto, tempo, va bene. Ecco, parliamo anche di qualche altro piatto. Assolutamente, come ho detto noi abbiamo diversi piatti della cucina toscana, tra cui uno che voglio far spiegare alla nostra chef perché ci tiene tanto, perché lei è dell'impruneta e noi abbiamo tra il nostro menù il peposo dell'impruneta, lo conoscete? Vabbè, il peposo è peposo? Proprio tipico del mio paese, anche perché viene fatto in fornace, quando teoricamente i vecchi fornaciai usavano il forno a legna e per questo motivo veniva fatto questo stufato che non si preparava in maniera molto semplice e non si doveva tenere sott'occhio mentre i fornaciai facevano il loro veramente mestiere, che era quello di cuocere vasi famosissime in prunita. E allora cosa compone questa cosa? È un piatto, scusatemi ma ho bisogno un attimino, ma certo, di pulirmi le mani. Per poter andare avanti, ci mancherebbe. È un piatto che fondamentalmente viene decantato dal Brunelleschi quando, con la costruzione della cupola del, sì, Duomo. Semplicissimo, fatto con l'anteriore del manzo, viene messo poi in un coccio di cotto alla bocca del forno, ho portato via la brace all'interno della fornace stessa e cotto per 4 ore coperto nel vino solamente con tantissimo pepe e aglio. E questo è un altro piatto che teniamo a Villa Barronci e me l'ha fatto decantare a me perché l'ho sempre decantato l'impruneta. La passione, tradizionalità effettivamente del posto. E sono un po' campanilista con questo piatto, prometto che la prossima volta riuscirò a portartelo qua, ma è una cottura un po' troppo lunga perché va sulle 3-4 ore di cottura. Vabbè, si viene un po' prima, veniamo dalle 3 di pomeriggio. Ma ti faccio il passaggio e poi anch'esso te lo farò assaggiare già cotto antecedentemente, o se quando? No ti inviteremo a Barronci, ecco, e quello ecco, lo mangerai direttamente da noi. Questo è fondamentale. Però tornerete anche qua da certo. Ma veramente, va bene, farò con il peposo, però una promessa, con il peposo. Con il peposo, ecco. Certo, adesso io prendo appunti, certo, mi segno tutte queste anche cose, dovete tornare, quindi significa 2, 3, 4 volte. Tra l'altro questa è la prima volta in TV? Questa è la prima volta proprio in assoluto per tutto, sia dalla televisione che è proprio la prima. Sì. Anche per te Yuri? No, diciamo che sono stato un pochino in TV per diversi lui motivi, è. Però... Lo avrei detto. Sì? Certo, perché sei bravissimo. Grazie mille.
Laura, sei bravissima anche te. Grazie. Però si vede che è molto disinvolto, Iore. Ci sono stato per motivi che sinceramente vorrei non tornarci, per la chiusura dei ristoranti e quant'altro. Ok, però... Però sì, la prima volta in ambito culinario, ecco. In ambito culinario. Beh, ti devo dire che poi... veramente è molto brava a parlare, ha parlato tutto il tempo in macchina, non ti sto a dire che cosa perché ha ripetuto a oltranza quello che doveva dire ora, visto è che vero, è vero, mi ha sfidato ma queste ricetta, cose non vanno dette, ma è giusto, è giustissimo, è giustissimo, taglia. Effettivamente. Allora, io posso iniziare? Certo. Beh, ma certo. Abbiamo cominciato ad avere fame noi, quindi. Ma allora è perfetto. Quando vuoi, con calma. Con calma, abbiamo tempo fino a domattina. Ma sì, scherzo. Quindi aperti 7 giorni su 7, esatto. Siete un bel gruppo? Siamo un bel gruppo, sì, siamo un bel gruppo. E abbiamo giorni comunque speciali, giusto per parlare, ad esempio la domenica, questo ci teniamo. Questa domenica è Halloween. Questa domenica è Halloween, oh, yes. E in più la domenica capita un evento particolare da Villa Barronci, facciamo la grigliata a vista. Cioè, fantastico. Che significa grigliata a vista? Nel senso che cerchiamo di far entrare il cliente in un ambiente appunto familiare, come qui si sente proprio l'odore della brace, abbiamo proprio la brace con carbone e legna in cui facciamo appunto la grigliata per tutti quanti i clienti. È un evento domenicale, questo è un giorno a cui teniamo veramente tanto. Aperti anche lunedì primo di novembre? Aperti anche lunedì primo di novembre, ecco. Ti aspettiamo. Ma perché no? Ripetiamo dove vi trovate, a San Casciano? A San Casciano in Val di Pesa. Ecco. Villa Barronci, non potete sbagliarvi. E poi ripetiamo che è una villa bellissima. È fantastico. Da andare comunque a visitare almeno una volta. Il panorama è veramente fantastico, così come la cucina. Sono di parte, però veramente anche da esterno vi dico che è fantastico. Laura, sei d'accordo? Sei con noi? Che è tutto fantastico. Io sono pienamente d'accordo. Il panorama è mozzafiato, soprattutto quando va al tramonto e scende dalla valle. Sì, ultimamente è di un rosso strepitoso. Effettivamente è molto bella da vedere. Sì, a livello è romantico. Quindi, se quanti hai qualche... posti contate? Quanti posti contiamo? Sì. Bene, ora siamo in fase proprio anche di restyling, perché voglio dare anche un tocco più naturale alla struttura. Comunque contiamo circa un 150 posti, in più abbiamo anche delle esclusive. Sono tantissimi, eh? Sono tanti. Complimenti. In più abbiamo anche delle esclusive, come le cene in cantina, cene in gazebo sulla valle, quindi tendiamo a dare... Cene in cantina? Sì, cene in cantina, proprio così. Ci sono delle cene private in cantina, in cui si ha... un cameriere personale, si fa comunque una bella degustazione per discergiamento e per coppie, quindi prende una bella esperienza, quindi proprio una cantina. Quindi anche per lì. Trascorrere comunque sia una cena unica, magari per andare a festeggiare, un compleanno, una giornata speciale, può essere per anche tutto. Una ricorrenza. Per assolutamente, l'importante è l'esperienza, oltre che al mangiare, che quelli siamo sulla base sì, della ci ristorazione. Ci sarà l'imbarazzo della scelta anche sui vini, immagino. Assolutamente. È scappata la chef. Sono scappata, sono andata come a scegliere il piatto. Come mai i piatti sono due? Sì. Come mai due? Due. Sono me? Piatti due. E un attimo solo, sto aspettando che continui, tornino a galla gli nudi per poi passare effettivamente a mettere nel piatto e farteli assaggiare. Eh certo. Ma prima di assaggiarli, come al solito, io fotograferò il piatto che noi pubblicheremo sulla nostra pagina. Ufficiale Instagram di Aritu 38 su Play38 e so che poi insomma voi la ricondividerete come Villa i Barronci. Assolutamente. Quindi avete tutti i vostri contatti, immagino, certo. Instagram, Facebook, giusto? Sì, Villa i Barronci, ci trovate ovunque. A Villa i Barronci. Tra l'altro no, curiosità sugli gnudi, perché io in realtà non sono toscano, colpo di scena, se non se l'aspettava. Infatti. No, non sono toscano. È vero, non hai l'accento. No, ho troppe C e troppe T, quindi infatti non sono toscano, e sono abruzzese. E ho scoperto gli gnudi, sapete dove? In Costiera Amalfitana. Davvero? Sì, ho scoperto gli gnudi la prima volta in Costiera Amalfitana, ero in questo ristorante fantastico, non toscano, ovviamente non sono come quelli della nostra chef, sennò poi quando usciamo fuori mi picchia, ma li ho scoperti lì. E poi ho scoperto gli gnudi, mi sono molto informato e uno dei primi piatti appena arrivato in Toscana che provai sono stati proprio gli gnudi, mi sono innamorato completamente. Ma so che quelli di Laura sono speciali. Quelli di Laura sono speciali, no, assolutamente. A volte mi tocca anche farglieli assaggiare, capisco. A volte glieli rubiamo, poi dipende. A volte. Ti sacrifichi, Yuri? Come sì. Mi sacrificherò io stasera.
Laura, ripetiamo velocemente anche quella che è la ricetta. Ok. E quelli che sono anche i passaggi. Volentieri. Bene, la ricetta è composta da spinaci, prima si vanno a sbollentare o comunque a cuocere anche in padella se la spinacio è fresco, si saltano leggermente a preferenza con aglio, sale e un pizzico di pepe. Poi si va a scolare antecedentemente la ricotta, facendola perdere un po' dell'acqua perché almeno l'ognudo si mantiene leggermente più compatto. Andiamo a unire questi due ingredienti, uniamo un'altra volta uno o due torri di uovo, il parmigiano, la farina, il sale, il pepe e la noce moscata. Cubi. Quelli, estremamente gli ultimi cubi. Ingredienti tutto sono comunque cubi. Sono sempre cubi. Una ricetta senza cubi non è una ricetta. Da aggiungere più o meno dipendentemente ai propri gusti, no? Dipendentemente da quanto parmigiano viene messo e dipendentemente da quanto sale una persona effettivamente gradisce all'interno. A me piace tantissimo parmigiano. Sì. Il parmigiano mi piace tantissimo. Aggiungi. Il sale un po' meno. Vabbè, ma però ce ne contengo. Poi il bello del parmigiano è che comunque bilancia la sapidità, quindi okay. È una delle caratteristiche che amo di più. Quindi questo è uno proprio dei tuoi piatti forti. A me piace moltissimo farli effettivamente, perché li tengo parte integrante della cucina toscana effettivamente, come il piatto che ti ho decantato prima. Altri piatti che riguardano la cucina toscana che sai fare bene e che magari proponi ovviamente a Villa Barbara? Adoro fare le cacciagioni. Perché c'è una tradizione proprio di famiglia, avevamo questa famiglia un po'. Ho una famiglia di origini contadine, comunque avevo sia nonno che babbo che zio che andavano a caccia e loro solitamente se andavano la domenica, oltre all'arrosto, pensate che ti abbiamo anche descritto prima per Villa Barronci, fare le salse di cacciagione, quindi dal piuttosto il fagiano, la lepre, il cinghiale, e questo un po' mi è rimasto anche di tradizione culinaria e anche quello adoro fare. Infatti la domenica almeno un primo di cacciagione nel menù c'è sempre. Infatti. A parte questo fine settimana perché è Halloween, mi sono prodigata con dei pacchi ripieni a salsiccia e zucca gialla, essendo nella tradizione, e poi ti aspetteremo per farci pubblicità. Perché ecco, ci sarà un po' anche lo stesso menù, quindi... Accidenti, e adesso... che bellezza! Che bello. Sono venute bellissimi, eh? Hai visto? Bellissime. Vedi, questo è tutto. Il segreto sta nel filetto che ti ho fatto vedere prima della farina. E questo è il segreto loro per mantenere. Quindi bisogna starci un pochino. In realtà sì, come si dice, si vanno a foderare all'esterno e quindi mantengono molto meglio la loro forma originale. Se no converrebbe, se non passi nella farina, fare la classica Knell o Chanel, come la preferisci chiamarla. E così in questo modo mantengono la forma a conchiglia del cucchiaio. Quello è il vostro bellissimo stemma. Questo è il nostro bellissimo VB. Stemma. Sono griffata, hai visto? Sei griffata. Questo è il nostro stemma della Villa Barronci, per l'appunto, con doppia R in questo caso. Poi cosa ci raccontate oltre alla cena in cantina? Ecco, ci sono altre cene suggestive? Beh, un'altra cena assolutamente suggestiva è la cena in gazebo. Un fantastico gazebo che si affaccia sulla valle, generalmente organizziamo cene o comunque dei mini eventi sul tramonto perché c'è questo tramonto fantastico, e oltre le cene in gazebo abbiamo anche i massaggi in gazebo, no. Quindi pacchetto completo. Quindi magari prima della cena il massaggio. Esatto, o prima il massaggio poi la cena, o se il contrario, no, uguale. Riscaldata anche quella c'ha sempre il suo fascino effettivamente. Se considerate che ti puoi permettere di fare un bagno a 32 gradi sul tramonto aspettando la cena, su un bel aperitivo, effettivamente anche quello ne vale. Mi avete fatto venire voglia di venire. Quindi ti aspettiamo. Quando ci fissiamo un tavolo? Aspetta un attimo, domani. Va bene, tanto dai. Ci guarda da ristorante, puoi dirlo in diretta, un tavolo. Quindi domani, un tavolo per favore. La presentatrice, mi raccomando, domani. Per due, servizio speciale. Per due? In che senso? No, per due? No. Ma qualcuno porterò. Ho messo, un posto se bonus. Se vuoi ti concedo, Yuri, il tempo della cena. Il tempo della cena sì, posso staccarmi dal ristorante. Poi però torno perché... Altrimenti... Poi dopo ne ho bisogno io comunque, ecco. Perché comunque anche una persona perché che mi gestisce la sala io ne avrei bisogno. No, ma io in realtà poi sono l'assaggiatore professionista. Faccio questo di mestiere. Una grossa mano con gli assaggi.
siamo una coppia favolosa. Siete sempre così? Sì. Teoricamente la maggior parte del tempo cerchiamo di essere così, poi è ovvio che se la giornata contiene tante persone, nel momento del servizio uno deve mantenere una concentrazione, e così simpatici non lo siamo, siamo più concentrati. Però adesso diamo un'idea sbagliata, no, al massimo vola qualche pentola, non è che esageriamo così. Non è un'idea sbagliata, se il lavoro bisogna esserlo concentrato. Sì. Qualche pentola, qualche piatto. Ascolta Laura, visto che poi da casa si divertono a replicare la ricetta, quando consigliarla? Non ho capito la domanda, scusa. Da casa si divertiranno a replicare la ricetta. Ok. Quando consigliarla? Magari non lo so, per quando... Ma secondo me è una ricetta che si sposa bene in qualsiasi momento. Poi è una ricetta che accomuna grandi, piccoli. Effettivamente un ognudo piace sempre a tutti. È anche molto veloce nel farla. Non implica grosse difficoltà. Il segreto comunque per avere sempre queste rotondità, queste sfere, è mantenere un po' anche l'impasto in frigo, come ho fatto antecedentemente mentre tu stavi presentando in maniera magistrale tutto. Quanto l'hai tenuto in frigo l'impasto? Almeno un'oretta dopo che l'abbiamo impastato converrebbe tenerlo effettivamente, almeno così gli ingredienti si vanno tutti a amalgamare per bene dentro in frigorifero. Perché e se poi non si tiene l'impasto in frigo che succede? Non si ottiene questo risultato. Quindi ecco, e questo è un passaggio importante. E quindi se vuoi te li vengo a fare a casa, così avrai questo risultato. O se no vengo io da voi. Appunto, vai, scegli dove vuoi. A San Casciano. San Casciano. A Villa I Barronci. Villa I Barronci in Val di Pesa. Per qualsiasi informazione avete i vostri contatti. E quindi io sarei prontissima per impiattare. Posso fare questa cosa? Ah, diciamo? Ma certo. Ma, e lo dici così? Vedi, perché te l'ho detto oggi, come si dice, nella prima esperienza ho iniziato forse un po' troppo presto, ma ti prometto che la prossima volta sarò più precisa. Guarda, va benissimo. Sei felice, così, va meglio bene. Un minutino c'è più tempo prima. Per mangiare, bravissimo, mi ha rubato le parole di bocca. C'è allora, più tempo guarda, per mangiare. Faccio una cosa. Cosa fai, Laura? Sorpresina. Che mi sembra giusto e doveroso. Che cosa? Che cosa? Che cosa? Ok. C'è una forchetta. C'è una forchetta. Indizi. C'è un piatto. È un piatto fondo. Un piatto fondo. Un piatto fondo e una forchetta. Un ognudo. Allora, due. Solitamente la porzione che diamo al ristorante è di 4 palline. E quindi si voglio dare la stessa porzione che facciamo al ristorante. Ok, io questo piatto andrò a fotografarlo, accidenti. Aspetta, eccolo qui. Che profumo. Andiamo qua, ecco. Questa qua è proprio perché, per non mancare dell'ingrediente, una nostra piccola fogliolina di salvia. Foto. E questo è per te, carissima. Grazie. A te. Bellissimo anche la scelta del colore del piatto. È l'ognudo è bianco e infatti sta bene con un piatto un po' più colorato. Tra l'altro si sposa bene anche guarda col tuo smalto. Involontariamente. Era tutto calcolato. Era tutto calcolato. Vero? Prova superata. No, ce la so. No, vabbè. Da 1 a 10? Sì. 11. Wow. Prova superata. Wow. 11. Grazie. Mi alzo il che cappello. Che brava Laura, sei stata bravissima. Da dietro le telecamere mi fanno, non le finire tutti. Perché ora lo sai cosa succede dopo, alla fine puntata. Non c'è problemi, guarda. Ancora all'impasto. Vedo che sono tutti pronti sugli attenti. Male. Invece di farli al ristorante stasera li farò per voi. Questa qui è nostra. Puoi cucinarne altre per... Porto in camerino. Sì, sono tutti così, quindi piatti da voi. Mi auguro di sì. Così e di più. Mi auguro sicuramente di sì. Grazie per essere stati con noi, a Laura grazie. E Yuri grazie. Di Villa I Barronci. Villa I Barronci a San Casciano. A San Casciano. Esatto. Vi aspetto prossimamente. E noi ti aspettiamo a Villa I Barronci. Benissimo, grazie. Ciao, grazie. E invece a voi vi do appuntamento alla prossima settimana di martedì alle 17:15 puntuali. E adesso come sempre spazio alle informazioni con il nostro TG della Toscana. Ciao e buon fine settimana.